Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Oggi il nostro ospite è Andrea Ferretti, economista e docente all'Università di Verona e all'Innovation Academy di Trentino Sviluppo. Benvenuto ad OK Italia Parliamone, Ferretti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ferretti, le imprese oggi sono preoccupate riguardo all'applicazione delle nuove normative di vigilanza sugli sconfinamenti continuativi che sappiamo essere entrate in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, del 2021. Secondo quanto riportato da tantissimi organi di informazione, anche solo uno sconfinamento di conto corrente al di sopra delle nuove soglie che sono state stabilite tanto per le persone fisiche quanto per le PMI e per le imprese può comportare il passaggio a default di tutte le esposizioni nei confronti delle banche. Può aiutarci a spiegare meglio agli imprenditori che seguono che Italia Parliamone il reale meccanismo di applicazione e magari anche come poter evitare le conseguenze a cui andrebbero incontro? Sì, ha spiegato molto bene il problema. Cosa è successo? Che c'è stato un cambiamento nella notte di San Silvestro. In che senso? Che dal 1 gennaio 2021, come peraltro previsto da lungo tempo, non è che è stata una cosa improvvisa, sono entrate in vigore delle nuove regole di vigilanza, questa nuova definizione di default. E in particolare va a toccare il past due. Che cos'è questo past due? È uno sconfinamento continuo o scaduto, anche una rata non pagata, per oltre 90 giorni, abbinato a una dimensione dello sconfinamento superiore a una certa percentuale, come diceva giustamente, del totale delle esposizioni che quel soggetto ha verso la banca. In altre parole, Andrea Ferretti va in past due nel momento in cui ha uno sconfinamento continuativo per 90 giorni e questo sconfinamento supera fino al dicembre scorso il 5% del totale delle esposizioni che io ho verso la banca. Se si verificano queste due situazioni, noi siamo in una situazione di past due che è una delle tre categorie del credito deteriorato. Quindi io entro in quegli NPL, in quel credito deteriorato, che ovviamente ha delle conseguenze notevoli. Cosa è successo? Il past due mi preoccupa per due o tre motivi. Uno, è la botola spalancata sul credito deteriorato, perché entrare in sofferenza un po' ce ne vuole, entrare in incaglio un po' ce ne vuole, ma entrare attraverso il past due bastano 90 giorni di sconfinamento continuativo e mi ritrovo in questa vischiosa ragnatela da cui è sempre più facile entrare, sempre più difficile uscire, che il credito deteriorato. Mi preoccupa anche perché, come accennava giustamente, non va in past due i 10.000 euro di sconfinamento Andrea Ferretti, ma va in past due l'intera esposizione che Andrea Ferretti ha con quella banca, quindi magari 400.000 euro. Giusto. E una volta che questa, quindi c'è una forte capacità di attrazione verso questa banca, verso questa botola del credito deteriorato. Terzo motivo di preoccupazione, sul discorso del past due siamo totalmente isolati in Europa. Perché? Perché all'estero già non hanno linee di elasticità di cassa, che sono la madre di tutti gli sconfinamenti, di tutti i past due, di massima, ma soprattutto non conoscono praticamente l'esistenza dello sconfinamento e quindi non hanno praticamente il problema del past due. In Italia è noto che, specie in passato, invece, si è sempre fatto un abbondante utilizzo degli sconfinamenti, veniva quasi venduto come un prodotto di marketing e quindi è proprio uso e costume. Cosa è successo in questo discorso al 1 gennaio, che questa soglia di materialità che vi dicevo prima deve essere superata affinché si concretizzi un past due è stata abbassata per tutti i paesi all'1%. Qual era il problema? Che io prima, come accennavo, l'Italia aveva una soglia di materialità al 5%, che è diventata quindi l'1%. E che vuol dire? Che nella notte di San Silvestro tutta una parte di credito, diciamo, problematico, cioè con già qualche anomalia, entrando in past due è diventato credito deteriorato. E il momento in cui diventi credito deteriorato succedono due cose. Uno, l'azienda ovviamente ha difficoltà ad accedere al credito, gli aumenta ovviamente il pricing sulle operazioni, gli peggiora il rating,
e così via e così via. Ma ci sono conseguenze anche per la banca, che da quel momento inizia a fare pesanti accantonamenti a conto economico su quella posizione. E aggravare il bilancio delle banche vuol dire che poi la banca potrebbe avere più difficoltà per sostenere poi le imprese, perché gli vincola l'erogazione del credito. Grazie per la spiegazione. Un altro aspetto molto importante e un'altra fondamentale, possiamo dire, fonte di sostegno finanziario per le aziende, sicuramente rappresentata dal factoring, che è uno strumento che ormai è sempre più indispensabile per le PMI per ottenere subito quella liquidità di cui necessitano per la normale attività lavorativa. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che l'impresa, ricorrendo al factoring, riceve l'importo dei crediti ceduti prima della loro scadenza, dedotto ovviamente di un corrispettivo che costituisce il guadagno del factor. Ma il problema qui, Ferretti, è un altro e vorrei un suo parere al riguardo. Nell'attuale scenario di crisi economica e soprattutto, io oserei dire, anche di profonda incertezza che stiamo vivendo, si potrà continuare, secondo lei, a fare ricorso a questo strumento, o c'è il rischio che questa fondamentale fonte di sostegno finanziario per tante aziende venga svuotato del suo naturale appeal? Il problema è conseguente a quello che abbiamo visto prima. Dunque, effettivamente il fatto che costituisce in Italia adesso un 14% del PIL, direi che più o meno sono stati nell'ultimo anno, adesso nel 2020, pare, diciamo, fattorizzati, diciamo, 255 miliardi da circa 25.000 imprese, di cui il 60% piccole imprese. Quindi è una realtà molto importante. Due, il fatto che è molto importante perché è un'altra forma, è un'altra fonte, quindi non è più, è una fonte alternativa al credito bancario, e in Italia le PMI sono troppo legate alla banca, che in un'ottima percentuale, direi il 90%, costituisce la principale o unica risorsa finanziaria. Quindi nel momento in cui c'è un'altra fonte, come può essere il factoring, ben venga sicuramente. Detto questo, il problema è collegato a quello che abbiamo visto prima. Perché? Perché la nuova normativa sul default, e quindi gli sconfinamenti, il ritardo dei pagamenti in questo caso, certo, non guarda solo ai debiti di natura finanziaria, tu che hai lo sconfinamento, tu che non rimborsi la rata del finanziamento, ma incide anche sul ritardo sul pagamento commerciale di una fattura. Ma questo non va bene, perché sono due cose diverse. In che senso? Che effettivamente un ritardo, ad esempio, di 90 giorni sul pagamento di una rata, sicuramente è un linfonodo sentinella che indica la difficoltà di quell'azienda. Ma 90 giorni di ritardo sulla fattura commerciale non è affatto vero che indica una situazione di difficoltà del debitore, perché nel campo commerciale vigono altre regole. Vive la regola dei rapporti di forza tra venditore e acquirente, entrano in ballo delle logiche un po' da mercante levantino, se vogliamo, ma che nulla hanno a che fare con l'effettiva situazione di difficoltà del soggetto che sta ritardando il pagamento. Tant'è vero che anche gli algoritmi dei sistemi di rating non considerano nella stessa maniera un ritardo di un pagamento finanziario rispetto a, cioè considerano in maniera diversa un ritardo su un pagamento finanziario da un ritardo su un discorso invece di un ritardo su un pagamento commerciale. Il problema è che invece la nuova normativa di vigilanza ha fatto un unico calderone equiparando le situazioni, e questo cosa può portare? Che al soggetto non solo si può inaridire la fonte bancaria, ma gli si può anche inaridire la fonte del factoring, oltretutto in un momento di crisi, per cui lo rende oltretutto ulteriormente debole. Ultimo aspetto: con la nuova definizione di default, ad esempio, è previsto, io ho scritto in un articolo, credo uscito su Repubblica, che le nuove normative della notte di San Silvestro sono più contagiose del Covid, perché c'è proprio un sistema di contagio. Ad esempio, per chiudere, una banca ti mette in past due perché c'è uno sconfinamento continuativo, eccetera, anche la società di factoring che fa parte del tuo stesso gruppo bancario deve prendere in considerazione se metterti anche lei in past due, anche se tu la stai pagando regolarmente. Quindi un orizzonte sicuramente incerto per le nostre imprese, che ricordiamo fanno veramente
molto affidamento anche sul sistema del factoring, con queste incertezze diventa sempre più difficile continuare a fare impresa, Ferretti. Sì, io me ne sono accorto quando, facendo un convegno con Fausto Galmarini, presidente di Assifact, mi sono accorto che lui era più preoccupato di me, che invece non avevo considerato molto il problema factoring per questa nuova definizione di default, perché li va a toccare, direi, sul vivo. Perfetto, ringraziamo Andrea Ferretti per essere stato con noi. Arrivederci ad altre pillole di approfondimento su temi economici, sempre con Ferretti. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.